oggi vi faccio vedere a Marina Golf, c'è Golf nel nome della città, pensate quale può essere la specialità del posto, può essere questa, guardate che bello. O io non sono un giocatore di golf, però dove c'è il golf sono sempre dei posti, posti di lusso, posti calmi, e infatti questo è uno di quelli. Unico problemino è che è ventoso, perché siamo nel punto più ventoso di Tenerife, credo, che è quello di, al solito, al sud, poco più là c'è il Medano, a 2 chilometri di distanza c'è l'aeroporto, insomma il vento qui è onnipresente e dal mio punto di vista è l'unica cosa negativa, è una cosa molto negativa. Abbiamo Las Galletas e altri paesi del genere da questo lato, al di là di quella montagna che c'è in fondo c'è poi Los Cristianos e tutta la zona dove siamo di solito, mentre davanti a me l'Oceano Atlantico e da quel lato, anche caratteristico di questo posto, la marina. Finalmente fuori dal vento, mi bastano 5 minuti di vento per rintronarmi. Io ribadisco che non mi piacciono i posti con il vento, tuttavia devo dire che questo è molto molto bello. Adesso siamo sul mare e ovviamente le case che vedete sono fra le più belle e fra le più care, però comunque qui di begli immobili ce ne sono tanti, non solo sul mare ma anche all'interno. Stanno costruendo moltissimo, ve li faccio vedere. Non aspettatevi di vedere un paese con piazza, chiesa, una vita quotidiana, negozietti, qui questa roba non c'è. Amarilla Golf non è altro che il prolungamento di quello che all'inizio era un campo da golf e l'entrata è qui al mio fianco. Poi dopo non hanno costruito solo loro, ma hanno costruito anche su terreni privati da un'altra parte, dalle altre parti intorno, per cui alla fine si è formato una frazione del municipio di San Miguel. Ad Amarilla Golf vivono un migliaio di persone, in realtà sono quelle iscritte un migliaio, perché credo che ce ne siano almeno il doppio che vivono permanentemente qui con la scusa di fare delle vacanze di lungo periodo, quasi tutti stranieri. Qui di spagnoli ce ne sono molto molto pochi e di canari praticamente nessuno. Nello scenario tipico di Amarilla Golf ci sono le case in costruzione, lo vedete qui alla mia sinistra. Queste sono bifamiliari e non tanto grandi, hanno 2 o 3 camere da letto, ma non sono ville di lusso. E questa è la cosa che qui un po' manca, ma ne parleremo dopo. Vi dico i prezzi prima, perché vediamo sulla destra le case già esistenti, costruite 15-20 anni fa, sulla sinistra le case costruite adesso e davanti a noi gli appartamenti. Ma è tutto di livello, a partire dal livello medio fino ad arrivare al livello alto, senza andare sul lusso. Un appartamento in affitto costa dai 550 ai 1300, con 800 euro al mese già ti danno un appartamento più che bello, più che grande, con la vista oceano, eccetera eccetera. Per l'acquisto si parte dai 120.000 fino ad arrivare ai 200-210. Sono prezzi molto buoni se ci pensate, perché siamo in un posto, insomma, di un certo livello. Per quanto riguarda invece le case, in affitto se ne trovano veramente molto poche, però i prezzi partono dai 1200 euro, 1250, mentre per l'acquisto in quello che qua si chiama duplex, è praticamente la casetta a più livelli, la casa schiera, diciamo, a partire da 150.000 euro per una casetta schiera, che secondo me è un prezzo eccezionale. Una bella casa te la danno già con 250-270.000 euro, adesso ve ne faccio vedere alcune, mentre invece il top del top è sui 600.000 euro. Dai prezzi che vi ho detto capite perché la gente investe qui, si compra la casetta qui, si suppone sia anche un buon investimento per il futuro, ma pensate, un appartamento come quelli che vedrete fra un attimo sulla mia destra a 180-200.000 euro, insomma secondo me è una cosa che fa gola a molti, quando con questa cifra la Americas
ti danno uno studio che non è neanche una camera separata. Le case nuove, cioè nuove che sei tu il primo ad entrarci, si trovano a partire da 330-350 mila euro, che anche questo, vista in un'ottica del sud di Tenerife, campi da golf dovunque, perché la città è costruita in mezzo al campo da golf, insomma a me sembra un gran bel prezzo. Da notare che il 10% delle macchine che ho visto fino a questo momento hanno la guida a destra, quindi sono chiaramente automobili importate dalla Gran Bretagna in generale, UK, Irlanda, eccetera. E questa è la popolazione tipica del luogo. E chi vive qui, soprattutto inglesi, scandinavi, tedeschi, tanti olandesi, belgi, fiamminghi, soprattutto più che dalla parte francese, qualche italiano, ma diciamo se vai dentro al bar ti salutano in inglese e qui ci siamo già capiti. Vivere però è una parola grossa, perché sì, ci saranno un migliaio di persone che sono iscritte, ce ne sarà un altro migliaio che più o meno fanno la stragrande maggioranza dell'anno qui, però non c'è una vera vita quotidiana, perché tutti prendono la macchina e vanno dove devono andare. Per abitare qui serve assolutamente un'automobile, perché a parte le passeggiate, aspetta che vi giro la camera perché qui è bellissimo. Guardate che bello questa casa con un grande giardino e l'entrata, l'uscita direttamente sul mare, bellissima questa cosa. Dicevo, gente che vive qui passando la stragrande maggioranza del suo tempo, però sì, a parte le passeggiate e il giocare a golf, non c'è tanto da fare. E quindi è una vita che si fa con l'automobile, insomma senza un'auto qui si è praticamente sperduti. Tutta la parte urbanizzata di Amarilla Golf ha un contorno verde, perché la città è costruita intorno al campo da golf, cosa molto strana da queste parti, perché siamo abituati a vedere tutto marrone e qui vedete com'è naturalmente, senza l'intervento dell'uomo. Questo è il paesaggio naturale, per cui è visto un posto molto di lusso con il verde intorno e le case costruite in mezzo ai vari, come posso dire, alle varie buche. Un giro di 18 buche costa 74 euro in estate, perché in inverno ne costa 92, e da qui capite la stagionalità del posto. C'è la possibilità anche di fare un abbonamento settimanale per 400 euro in inverno, d'estate ne costa 284. Comunque se andate sul sito della Amarilla Golf ci sono scritti anche tutti i prezzi. Ma vi giro la camera perché questo è uno degli angoli più belli di Amarilla Golf, strada senza uscita, case abbastanza belle sui lati, come vi dicevo prima qui non c'è il lusso sfrenato, però vista mozzafiato, qui è veramente un posto molto intrigante, ogni tanto vengo a farci un giretto quando ho un po' di tempo per rilassarmi, guardate che bello. Guardate questo quartiere, se io vi dicessi siamo a Las Vegas, con case marron, palme, tutto brullo, appena finita l'urbanizzazione, voi mi direste sì, è vero, a parte le targhe delle macchine, che è l'unica cosa che cambia. Solo che a Las Vegas ci sono anche delle villazze da milioni e milioni. E qui dov'è il quartiere delle ville, quelle belle grandi? Non c'è. Qui non c'è questo tipo di mercato, perché chi vuole avere un posto da giocare a golf, diciamo anche vicino al mare o al meglio tutte e due, non viene qua ma va in altri posti più ambiti. Sto parlando della Caleta, ho già fatto diversi video della Caleta, ve ne linko qua uno che è forse quello più rappresentativo per quanto riguarda la Caleta Alta, per quanto riguarda i
campi da golf, anche quella costruita intorno al campo da golf di Costa Adete. Sapete che fra tutte le persone che ho visto oggi io credo di essere il più giovane, anzi credo di aver diminuito l'età media di tutta Mariglia Golf di 5 anni solo con la mia presenza. E con questo avete già capito l'età media, ovviamente, visto il posto, di chi abita da queste parti. Io non sono mai stato affascinato dai natanti in generale, vacanze in barca e queste cose, però devo dire che il porto ha sempre un fascino enorme. Non parlo dei porti commerciali, ma di quelli privati, di quelli turistici, come questo. Guardate che bello, dà una tranquillità ed è anche molto più grande di quello che uno pensa. Non ho idea quanti spazi per attraccare ci siano, ma decisamente tanti. E i suoni che sentite sono quelli che fa il vento negli alberi, incontrando gli alberi delle navi, sono delle barche, che direi che sono al 95% barche a vela. Facciamo un giro del porto e guardiamo un po' di barchette, perché ce ne sono veramente di molto belle. Forse più belle di quelle che abbiamo visto a Puerto Colón, che è un porto molto più commerciale dal punto di vista turistico, tante escursioni, ecco, qui questa roba c'è un po' meno. Avete una barca da ristrutturare, fanno anche quello, targata inglese. Ma che bello catamarano, questo è da vendere. Sapete quanto costano queste barche? Poco fa dicevo che ad Amarilla Golf non ci sono le ville di lusso, le ville da milioni, però ci sono le barche. Queste barche sono molto più care di quello che uno pensa e si fa in un attimo anche per barchette piccole ad arrivare a prezzi che superano quelli di ville già di lusso, direi. E guardate che roba! Sapete quanto costa una barca del genere? E tanti ci vivono, ovviamente non sono iscritti al comune, però vivono qui magari la metà dell'anno. Bene, anche direi. 1-4. Quasi tutte barche a vela. Guardate che bella questa in legno. Den Haag, questa è olandese. Pensa che bello, questo viene dall'Olanda, si fa giretto fin qua magari in autunno, poi sta qui tutto l'inverno, si gira un po' le isole Canarie e poi se ne va in primavera, se ne torna su. Questi stanno pranzando, quelli anche, non so se sono visti, erano dentro. Questa è targata tedesca, che è un viaggio dall'Olanda e dalla Germania arrivare fin qua, ma secondo me ne vale assolutamente la pena. Che bella vita! C'è sempre una bella atmosfera al porto, c'è il ristorante Il Faro, il ristorante Marina si chiama, c'è un sottomarino, questo è turistico suppongo, anzi senza suppongo. Però sì, le barche turistiche sì, non sono le meno, si vede da come sono accessoriate, insomma, non si vede pubblicità, insomma, qui di turismo c'è ben poco, se non loro stessi che sono turisti venendo qui da chissà dove, normalmente dal nord Europa. Alex, vivresti ad Amarilla Golf? No, è un posto bellissimo, mi piace tanto anche, molto elegante, credo che non ci sia criminalità, però comunque cosa fai tutto il giorno? Fai le passeggiate, vieni qua, bello, una volta, due volte, tre volte, però guardi il panorama, però alla fine cosa fai tutto il giorno? No, alla fine hai la macchina e da qui prendi e vai o alla Chafiras, che non è lontano, o altrimenti Los Cristianos, Las Americas, dove ci sono normalmente i miei interessi. Quindi non voglio fare una vita continuamente in macchina, non sarebbe il posto per me, sebbene gli immobili abbiano prezzi assolutamente concorrenziali, tante belle case a prezzi piuttosto
piuttosto bassi, anzi molto bassi per quello che offrono. Seconda domanda, Alex, investiresti ad Amarilla Golf? Sì e no, investirei se sapessi che la casa è direttamente sul campo da golf e se si può fare la cosiddetta vivienda vacazionale, cioè affittarla a turisti. Ecco, in questo caso secondo me c'è molto da fare, ci sono tanti turisti che spenderebbero anche tanti soldi per fare la vacanza sul campo da golf, altrimenti sì, per altri motivi credo che qui non venga nessuno, se non con la barca per farsi l'inverno in un'isola subtropicale, ma in questo caso il posto dove vivere ce l'hanno già.